quest'anno di lockdown ha determinato una fortissima richiesta di ricominciare. Abbiamo visto persone che hanno perso il proprio senso dello stare insieme e dell'importanza del proprio sé. È stato un momento importantissimo perché vedeva la sua terapista occupazionale su un bel schermo e era entusiasta, aspettava l'ora. Il caregiver è molto importante per noi. Dentro al caregiver ci finiscono dei ruoli molto diversi. Dei ruoli dove c'è dentro l'affetto. L'affetto per noi è una medicina, è una parte della terapia. Ci sono dei momenti in cui ci sono delle novità, ci sono degli atteggiamenti che ti mettono a capo. Soprattutto richiede enormemente una capacità di adattamento, perché oggi è così, domani può essere molto diverso, ma può essere anche oggi, a quest'ora è così e fra mezz'ora è totalmente diverso. Il Parkinson è terribile, non uso una parola eccessiva, perché ti spiazza. È una malattia invalidante, progressiva, che nessuno ti dice che prima o poi ti prenderà anche il cervello. È la storia di una giornata costellata da farmaci. Soprattutto non se ne parla, quindi non se ne parla forse all'interno anche della stessa famiglia. E soprattutto chi è giovane e ha figli, anche a raccontare a un figlio, a una figlia, quello che sta vivendo non è semplice. La famiglia è stata la cosa più importante perché sono le persone con cui ti misuri principalmente con queste storie. Il lavoro è stato altrettanto importante perché il lavoro mi dà da fare, capito? Una cosa che voglio dire è di non avere paura e di cercare di lottare fino alla fine, di mantenere uno straccio di autonomia. Vale molto più una bella pacca sulle spalle, un contatto proprio fisico, come per dire ci sono qua per te. A me hanno aiutato tanto le mie amiche mi hanno proprio supportata e sopportata anche. È importante questo, non restare da sola con un problema così grande. La cosa poi che più mi affascina è questo corpo che a volte risponde e a volte non risponde. La volontà è determinante, perché se secondiamo la patologia ci andiamo a sedere e non ci rialziamo più. Il modo migliore forse di affrontare tutta la faccenda è di fare caso a quello che si è perso, ma anche a quello che si è guadagnato. Non farsi prendere dalla disperazione. La disperazione è quella che non solo ti incupisce, ma non ti fa vedere assolutamente un futuro. Invece un futuro c'è. La guerra al Parkinson è tentare anche altri modi, perché non puoi prendere a pugni il Parkinson, ecco, lo puoi sconfiggere solo così.